Corriere del Veneto, domenica 23 aprile 2023. Regole ed etica. ChatGPT e i nostri diritti. Che fine ha fatto ChatGPT in Italia? Dopo il gran parlare tra fine marzo e inizio aprile 2023, il tema è uscito dal radar del dibattito, ma tornerà presto e con più forza. L'impressione è che il recinto sia stato chiuso quando i buoi erano già scappati, che non serviranno né la tecnologia né il diritto per andarli a riprendere, e che invece converrà usare la formazione per guidarli e l'etica per lasciarli liberi di pascolare dove vorranno. Vediamo perché, ricostruendo i fatti. È dello scorso 28 marzo la lettera aperta sul Future of Life, che tra i primi firmatari aveva Elon Musk, il fondatore di Tesla, proprietario di Twitter, e Steve Wozniak, il cofondatore di Apple, insieme a tante altre persone che hanno fatto fortuna su innovazione e capitalismo digitale. In questa lettera c'era l'invito a sospendere per 6 mesi gli esperimenti sull'intelligenza artificiale e a ragionare su regole e prassi idonee a dotare il mondo di una solida governance per questi sistemi. È stata la presa di coscienza che l'intelligenza artificiale generativa può rendere indistinguibili realtà e finzione, vero e falso, informazione e disinformazione. Se va in mani sbagliate o inesperte, metti a rischio le democrazie. Inutile dire che la fama di certi firmatari ha lasciato basita e incredula molta gente e, a chi quella lettera non ha firmato, ha dato una ragione in più per accelerare e non per rallentare gli esperimenti. 3 giorni dopo, era il 31 marzo, il garante italiano della privacy ha bloccato ChatGPT nel nostro paese. Lo ha fatto, come recita la nota, per l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. OpenAI, la società che ha rilasciato ChatGPT, aveva 20 giorni per rendere note le misure per soddisfare i rilievi. Nel giorno in cui scriviamo, 23 aprile, questo tempo è passato. Non è ancora successo nulla. Ma c'è da scommettere che la questione giuridica sarà risolta e tornerà tutto come prima. Infine, alle 4:36 del mattino di sabato 1 aprile, nella mia casella di posta elettronica era arrivato un messaggio che si apriva con un gentile utente di ChatGPT. Ci dispiace informarti che su richiesta del garante abbiamo interrotto l'uso di ChatGPT per l'utenza italiana. Lo stesso messaggio si chiudeva dicendo che molti di voi ci hanno detto che ChatGPT è davvero utile nello svolgimento delle attività quotidiane. Tra queste persone, idealmente, c'ero anch'io. Dal 19 marzo, quando avevo sottoscritto l'abbonamento a ChatGPT Plus, avevo delegato all'intelligenza artificiale varie attività dispendiose in termini di tempo. Lavoravo meglio, con meno stress e con più qualità. Mentre il garante bloccava le sperimentazioni, il mondo là fuori andava già da tutt'altra parte. Si stanno moltiplicando i percorsi per formare i cosiddetti prompt designer, le figure che hanno competenze e approcci per entrare in relazione e dialogare con i sistemi di intelligenza artificiale generativa. In Italia, nell'avanguardia su questo fronte, ci sono anche il friulano Federico Favotto, sceneggiatore, creativo e podcaster, e il lombardo Jacopo Perfetti, imprenditore tra intelligenza artificiale e creatività. Il primo dei due, intervenendo lo scorso 23 marzo a Mestre, in un incontro di FERPI, l'Associazione Italiana di Relazioni Pubbliche e Comunicazione, ha detto quanto segue. Le macchine sono tutte uguali. Cambiano le loro risposte in base alla nostra capacità di interrogarle. Eccoci arrivati al punto. Siamo alla vigilia dell'ennesima polarizzazione nel lavoro. Nel giro di poco tempo avremo un solco tra chi saprà e potrà permettersi di apprendere le competenze per interagire alla pari con i sistemi di intelligenza artificiale e chi invece ne resterà escluso. Gli irricevibili inviti a stoppare la sperimentazione tecnologica e le sospensioni per ragioni di privacy servono a poco per non dire a nulla. Serve invece un'alleanza ampia, interdisciplinare e intergenerazionale per riflettere sia sui principi che ispirano i comportamenti e le scelte, sia sulle competenze per affrontare i nuovi dilemmi morali del presente. In Veneto, diciamocelo, partiamo con il piede giusto. In questo territorio ha sede la Fondazione Lanza, che da decenni è un punto di riferimento nazionale sui temi dell'etica applicata. È questa fondazione che potrebbe farsi carico di creare e guidare l'alleanza ampia, interdisciplinare e intergenerazionale di cui ho fatto cenno. E poi ci sono le donne del Soroptimist di Padova, che sul rapporto tra intelligenza artificiale, etica e genere celebreranno nei prossimi mesi i 70 anni del club.